Buongiorno a tutti e bentrovati per questa celebrazione, per questo giorno della memoria. Mi scuso per un po' di ritardo e do intanto il benvenuto. Siamo qui nella sala riunioni del Museo della Memoria di Assisi, allestito all'interno del Palazzo Vescovile, Santuario della Spogliazione. E qui con me c'è il nostro vescovo, Monsignor Domenico Solventino, Daniela Pascarelli dell'Opera Casa Papa Giovanni e altri ospiti che poi l'assessore del Comune di Assisi all'istruzione Veronica Cavallucci che poi vi presenterò facendo così entriamo subito nel vivo della nostra giornata. Una giornata che, vista la situazione pandemica, abbiamo scelto con il Comune, che è partner sempre ormai da anni della memoria, di celebrare anche quest'anno almeno in parte in streaming e avrà anche altri momenti, però so intanto e ringrazio che sono collegati con noi tanti studenti e questo veramente mi fa piacere perché vuol dire che quello che si semina si raccoglie. Saluto la scuola secondaria di primo grado del Convitto Nazionale, so che tante credo tutte le classi siano collegate, e poi la quinta L, la quinta M del Casimiri di Gualdo Tadino, la quinta B e la quinta A dell'Istituto Alberghiero e credo ci sia anche qualche altra classe. Poi abbiamo la seconda A, la seconda B, la terza A, la terza B, la terza C della scuola secondaria di primo grado a Frate Francesco di Assisi, la quarta liceo classico di Assisi, la terza media Alessi di Santa Maria degli Angeli, la quinta di socio sanitario ottico dell'Istituto Casagrande di Cesi. Mi scuso se ce ne sono altre, ma di cui non lo so perché siamo in live, quindi chiunque si può collegare e vedere e sentire quello che oggi raccontiamo. Qualcuno lo sa, ma oggi, quest'anno, soprattutto la nostra, il nostro museo si arricchisce di una nuova storia, il nostro Assisi si arricchisce di un'altra pagina straordinaria che abbiamo scoperto proprio una settimana fa. Non mi sembra un caso, ma è stato così che un'altra famiglia di Assisi ha salvato quel numero tanto grande che dicevamo 300 ebrei nascosti qui tra i nostri monasteri e le nostre case private, e che sembra tanto grande, ma in realtà effettivamente ogni anno emergono, affiorano testimonianze, racconti, e quella che vi proporremo quest'anno veramente è anche bella perché c'è proprio un testo scritto, una lettera di ringraziamento. Prima di andare avanti, io ecco, lascerei la parola al nostro vescovo, che è colui che ha voluto che il museo volesse essere qui proprio nel cuore pulsante dell'organizzazione clandestina che negli anni 43-44 salvò tante persone. Prego, eccellenza. Vi saluto cordialmente tutti, quelli che siete con me al tavolo, ma soprattutto gli studenti che sono collegati con i loro insegnanti, suppongo. È davvero un momento di grande ispirazione al quale noi teniamo molto. Il mio intervento sarà rapido e poi dovrò lasciare per impegni a cui non mi posso sottrarre, ma desidero dare un contributo che sia ispirante soprattutto per i più giovani. Perché abbiamo tra tante testimonianze che abbiamo raccolto anche quella di una signora oggi quasi novantenne che fu salvata qui ad Assisi insieme con la sua famiglia, la famiglia Viterbi di Padova, e che ha lasciato delle testimonianze bellissime su quello che le occorse in quegli anni, quando ebbe la possibilità di venire qui al Vescovado, di incontrare direttamente il mio grande predecessore, Monsignor Nicolini, del quale ha scritto pagine bellissime, soprattutto mi ha sempre colpito, mi resta la memoria, quello che la impressiona quando trova gli occhi di questo vescovo. Sentì lei che veniva da Padova perché aveva dovuto lasciare in fretta e furia la sua città, come qualche tempo prima aveva dovuto lasciare anche la scuola, perché agli ebrei era interdetta anche la scuola, come il padre aveva dovuto lasciare l'università, era professore d'università, e veniva quindi qui ad Assisi a respirare un'aria nuova e questo respiro lo ebbe innanzitutto nell'abbraccio di questo vescovo, che la guardò con una tenerezza tale che quello sguardo le è rimasto per sempre nel cuore,
E quando io gli ho chiesto ma cosa significa per lei Assisi, mi ha risposto un abbraccio. Ebbene, questa donna, Miriam, ha lasciato uno scritto. Io ho avuto veramente l'avventura di poterlo rintracciare, prenderlo dalle sue mani quando sono stato a trovarla a Gerusalemme qualche anno fa. Lei ha tirato dai suoi cassetti, proprio le sue memorie, un quadernino. Ecco, lo lascio vedere se si riesce a vedere. Questo è un tipico quadernino di quegli anni, oggi non vediamo più così nelle nostre mani, ormai voi ragazzi avete in mano il tablet, lavorate con il computer, ma questo è un quadernino di quegli anni, e lei che era in una casa che era stata trovata appunto dalla diocesi e da questo comitato di, diciamo, di salvataggio per gli ebrei, e si trovava in una casa dove c'era un tavolo al centro, che è il tavolo delle loro cose, il tavolo dove si mangiava, il tavolo dove ci si ritrovava. E lei cosa fa questa bambina? Comincia a fantasticare cosa può fare una bimba di 10 anni sottoposta a un trauma di quel tipo. Devono lasciare tutto e hanno la sensazione della morte che incalza. Pensate che questa bimba dovette sapere durante la sua permanenza ad Assisi che la famiglia della mamma era stata tutta arrestata e sarà deportata da Auschwitz e sterminata. Quindi era tutt'altro che un mondo di sogno quello in cui viveva. Ebbene, lei in quegli anni in qualche maniera si difese, per dir così, elaborando un suo cammino interiore, tutto al positivo, quasi a dire io questa realtà non la voglio nemmeno vedere perché non merita di essere guardata. Ecco, questo suo mettersi in termini positivi, una fantasia positiva, in fondo era un verdetto sulla Shoah, era qualcosa che diceva quanto questa realtà è tanto brutta da essere inimmaginabile, ingiustificabile. E così mi diede questo quadernetto che abbiamo voluto pubblicare, perché lei cosa faceva in quegli anni? Fantasticando, elaborava questa storia interiore. E poi appena poteva in casa andava lì con il suo quadernetto e aggiungeva delle pagine, no? E persino dei segnini, no? C'aveva una bella abilità letteraria e aveva questo talento molto grande. Ebbene, io vorrei lasciarvi leggendovi questa prima pagina degli abitanti del castelletto, che porta in copertina la classica immagine del ghetto di Versailles, con questo bambino che davanti al fucile, alle mitragliatrici, alza le mani, e al tempo stesso, ecco, mostra questa bambina che qui ad Assisi riesce, in una situazione così, così brutta, a individuare un filo di luce che diventa la sua salvezza. Ebbene, vi leggo la prima pagina e poi con un piccolissimo commento, eccovi, vi lascio al prosieguo della conversazione. Lei dice così in questo primo capitolo: qualcosa cade dalle nubi. Però per leggere ho bisogno forse di allontanarmi un po' e di togliere la mascherina, altrimenti mi si appannano gli occhiali. Ecco, dice così questo primo foglio: quando Sebastiano, il figlio del mugnaio, un giorno si piantò in testa il chiodo di sposare la figlia del re, la bella principessa Fiorangela, che poi non la sposò perché non era che un sogno, un castello sulle nuvole, e non avrebbe mai potuto credere che in quel momento a una piccola nube bianca fosse sorto come d'incanto, o su una piccola nube bianca fosse sorto come d'incanto un castello. Ma ci avrebbe creduto ancor meno se avesse saputo tutte le peripezie che l'avevano colpito. In quel castello abitavano allegri, contenti e contentoni papà, mamma, Clara e Marino, i due gemelli, la governante Mirilina, il cuoco Stanislao, grasso e lupicondo, la cameriera Rosetta e un cane fox terrier di nome Rizzi. Ma un bel giorno, anzi un bruttissimo giorno, quando Sebastiano si accorse che non c'era nulla da fare per sposare la bella Fiorangela, il castello
precipitò. Ruzzola, 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 andò a cadere nel mezzo di un parco disabitato. E da quel giorno gli abitanti del castelletto abitarono sulla terra, anziché sulla nuvoletta bianca creata dalla fantasia di un ragazzo. E qui lei ci mette anche il suo disegno del castello sulle nubi, mentre ruzzola sulla terra. Bene, è un romanzo, una fantasia. Chi vuol saperne di più su come poi finisce la storia, ecco, eventualmente può anche servirsi di questo quadernetto. Ma quello che mi interessa mettere in evidenza è come questa fantasia diventa in qualche modo una terapia. Questa bambina riesce in questa maniera a fronteggiare l'incubo della Shoah che si è abbattuto sulla sua famiglia e adotta un'immagine che, a voler essere poi penetranti, è in qualche maniera un'immagine di riscatto, perché è l'immagine di questo castello sulle nubi. Chi di noi non ha un castello sulle nubi, soprattutto se siamo giovani, immaginiamo la vita bella, abbiamo dei sogni, ecco, è un castello che, ahimè, nella vita di questa bimba, come tante volte succede in tante altre esistenze, a un certo punto crolla. Però ecco una cosa importante che vorrei mettere in evidenza, perché è bello questo giorno della memoria in cui ricordiamo una pagina disastrosa della storia, mettere in evidenza il bene possibile anche delle più grandi oscurità. La cosa bella è che questa bambina immagina che il castello, certo, ruzzola, 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 cosa saremmo aspettati con una caduta così? Un castello che va in frantumi, e no, non va in frantumi. Il castello resta in piedi sulla terra e la storia continua. Questo è molto bello, perché ci dice che davvero abbiamo sempre una risorsa di speranza dentro di noi che aiuta la vita a fiorire nonostante tutto. Ecco, allora il discorso che noi facciamo in questo giorno della memoria è un discorso che ha i piedi per terra, il realismo di chi sa e deve anche ammettere che nella storia ci sono ancora tante pagine brutte, che ancora c'è tanto odio, c'è tanta violenza. Tra l'altro, proprio in questa giornata, il 27, la nostra Chiesa di Assisi è impegnata a pregare per la pace. Ieri il Papa ci ha chiesto una preghiera speciale per la pace, perché nel mondo c'è tanta guerra e anche vicino a noi, lo sappiamo, in Ucraina soffrono venti di guerra. Ecco, dunque, non abbiamo mai pace così, ma la dobbiamo sempre costruire e sempre la dobbiamo sognare, con la forza di animi che sanno anche impegnarsi nella solidarietà fraterna, perché la pace ha un costo, ha il costo della nostra generosità. E dobbiamo dire con tutti quelli che hanno vissuto questa grande pagina di storia che alla fine è il bene che trionfa e restano nella memoria soltanto quelli che sono stati giusti, cioè quelli che nel momento difficile hanno scelto la parte giusta. Ecco, allora io vi lascio con questa testimonianza di Miriam Viterbi, che ho avuto l'occasione e anche l'onore, ecco, di valorizzare, perché anche il vostro cammino di studenti, misurandovi con la storia di ieri e di oggi, possa essere un cammino sempre improntato a valori di solidarietà e di pace e di giustizia. Giusti, dalle nazioni, dicono gli ebrei, ecco, c'è una giustizia vera alla quale dobbiamo tutti aspirare e che si costruisce nei cuori, nei rapporti tra le persone, all'insegna della fraternità. Vi ringrazio, cari studenti, del vostro interesse per questa pagina così importante, anche così ispirante. Sono potuto lasciarvi solo di quello che mi sarà detto per qualche momento. Sono altre pagine molto belle, facciamo veramente una grande esperienza, attingiamo a questa storia, quello che ci aiuta a costruire la rotta del nostro futuro. Buona giornata a tutti. Grazie eccellenza, grazie per questa sua questa lettura, ecco, questa pubblicazione che abbiamo voluto proprio curare gli abitanti del castelletto. E
Ecco, probabilmente la maggior parte di voi conoscono questa storia di Assisi, però non dobbiamo darla per scontato, perché è talmente ricca, è talmente caratterizzata da personaggi, da situazioni diverse, che io ve la vorrei far sentire, raccontata e letta da un assisano, un nostro artista assisano, che era anche colui che ha interpretato il video iniziale, un video che ha un perché, inizia in quella maniera un po' macabra, un po' anche timorosa, così, ma poi ha un bel finale, com'è bella la storia di Assisi. E allora è giusto che gli assisani, ma tutti gli studenti, anche coloro che non abitano qui, conoscano quello che è accaduto negli anni 43 e 44. E allora chiamo qui vicino a me Carlo Benichini per poter leggere la storia di Assisi, Assisi e la Shoah. Il periodo compreso tra il settembre 1943 e il giugno 1944 fu il periodo di più grave pericolo per gli ebrei in Italia. In seguito all'armistizio dell'8 settembre 1943, l'Italia si ritrovò spezzata in due. Mentre il re e il governo riparavano a Brindisi sotto la protezione degli alleati appena sbarcati nell'Italia meridionale, i tedeschi procedettero all'occupazione della parte centro-settentrionale della penisola. Qui, dopo la liberazione di Mussolini, fu costituito un nuovo Stato fascista, la Repubblica Sociale Italiana. In un così difficile momento, nella città di Assisi, la Chiesa locale si impegnò in una coraggiosa opera di aiuto nei confronti degli ebrei e dei perseguitati politici, dando vita a un'organizzazione la cui attività clandestina non fu mai scoperta dagli occupanti nazisti. Alcune famiglie ebree si erano rifugiate ad Assisi già prima dell'8 settembre 1943 e dopo tale data, con il consolidarsi dell'occupazione tedesca, gli ebrei cominciarono ad affluire in numero sempre crescente. Provenivano da Trieste, Padova, Milano, ma anche dall'estero, Austria, Jugoslavia, Francia, Belgio, Olanda. Spaventati e privi di qualsiasi protezione, vedevano nella Basilica di San Francesco un approdo naturale nella loro ricerca di soccorso. La Basilica era però un luogo troppo ovvio come nascondiglio. Occorreva trovare altre soluzioni. All'epoca Assisi ospitava un considerevole numero di sfollati provenienti dalle regioni devastate dalla guerra e nella residenza del Vescovo funzionava già un centro per l'aiuto ai rifugiati. Dopo l'8 settembre, il vescovo Giuseppe Placido Nicolini decise di inserire nell'attività svolta dal Comitato per l'assistenza ai rifugiati una nuova e delicata azione in favore dei perseguitati razziali e politici. Donaldo Brunacci, all'epoca segretario del Comitato per l'assistenza e principale collaboratore di Monsignor Nicolini, ricorda: un giovedì del settembre 1943, dopo la consueta riunione mensile del clero, che aveva luogo nel seminario diocesano, il vescovo mi chiamò in disparte e mi disse che dovevamo organizzarci per prestare aiuto ai perseguitati e soprattutto agli ebrei. Quello era il volere del Santo Padre, Papa Pio XII. Su invito del vescovo, i conventi e le diverse comunità religiose furono rifugio a ebrei e perseguitati di ogni genere. I rifugiati ebrei erano prevalentemente alloggiati nelle foresterie dei monasteri femminili. Alcuni, tuttavia, furono sistemati anche in abitazioni private presso famiglie fidate, disposte a ignorare l'obbligo di denuncia degli ospiti alla polizia. I loro documenti, gli oggetti preziosi, i libri sacri, le suppellettili religiose venivano celati nei sotterranei del vescovado, in vani poi murati dal vescovo in persona. Gli ebrei rimanevano nascosti all'interno dei conventi fino a quando non venivano forniti di falsi documenti di identità che consentivano loro di passare per rifugiati provenienti da località dell'Italia meridionale già nelle mani degli alleati. Fabbricare i documenti era un lavoro complesso ed estremamente pericoloso. Il tipografo assisano Luigi Grizzi e il suo figlio Trento stampavano le false carte d'identità che a San Quirico venivano poi completate con fotografie e bolli
sotto la supervisione di due ufficiali italiani nascosti in quel monastero, il colonnello Paolo Gai e il tenente Antonio Bodda. Con i nuovi documenti di identità, i rifugiati ebrei potevano ottenere le carte annonarie e vivere più o meno indisturbati sotto falso nome. Anche se provvisti delle false carte di identità, gli ebrei dovevano comunque comportarsi in modo estremamente cauto. La più piccola distrazione poteva avere esiti disastrosi. Occorreva familiarizzare con la geografia dei supposti luoghi di provenienza del meridione d'Italia, studiarne le usanze, tenere a mente i nomi delle personalità locali. Era poi molto importante imparare a limitare quanto più possibile il dialetto di tali luoghi, o perlomeno riuscire a nascondere il proprio vero accento. Un difficile problema si presentò quando la signora Weiss, una donna viennese di origine ebraica ospitata nel monastero di San Quirico, morì per una crisi cardiaca e fu necessario seppellirla senza destare sospetti sulla sua vera identità. All'imbrunire, la bara fu portata al cimitero di Assisi, dove Donaldo Bronacci aveva acquistato un loculo a proprio nome. Donaldo stesso accompagnò il feretro nel tragitto. Il giorno seguente la defunta fu sepolta sotto il falso nome di Bianca Bianchi. Finita la guerra, il figlio della signora Weiss venne a visitare la tomba della madre e vi fece apporre una nuova lapide con le vere generalità. Questa lapide è tuttora visibile nel cimitero di Assisi. Insieme al già citato Donato Brunacci, segretario del Comitato per l'Assistenza ai Rifugiati, tra religiosi che collaborarono con il vescovo Nicolini nell'opera di soccorso ai rifugiati ebrei, ricordiamo padre Rufino Micacci, guardiano del convento di San Damiano, padre Michele Torte, del Sacro Convento di San Francesco, madre Helene delle Clarisse Collettive Francesi, madre Giuseppina delle Clarisse di San Quirico. La parrocchia di Sant'Andrea in via della Sposa a Perugia fu un altro punto di riferimento per i rifugiati ebrei. Il parroco, Don Federico Vincenti, riconosciuto come giusto tra le nazioni nel 1997, ospitò un gruppo di giovani ebrei nella soffitta della canonica e collaborò con Donato Brunacci nell'individuare posti sicuri di rifugio a Perugia. L'organizzazione guidata dal vescovo Nicolini trattenne anche legami con altre curie, in particolare con quella di Firenze, operante con modalità similare sotto la guida dell'arcivescovo Elia Dalla Costa. Quest'ultimo poté contare su un ambasciatore d'eccezione, il campione di ciclismo Gino Bartali, che trasportò documenti falsi nel telaio della sua bicicletta. L'attività clandestina dell'organizzazione proseguì fino ai primi di maggio del 1944, quando alcuni dei suoi membri furono arrestati. Il 16 giugno 1944 le truppe tedesche lasciarono Assisi e i rifugiati, compresi gli ebrei, poterono fare ritorno alle loro case. In totale, circa 300 ebrei, giunti da vari paesi europei per cercare rifugio nella città di San Francesco, furono salvati dalla persecuzione nazista. Il 26 gennaio 2004 la città di Assisi è stata insignita dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi della Medaglia d'Oro al Merito Civile. Grazie a Carlo Merichini, perché ecco, con la sua bella voce, con la sua espressività, ci ha raccontato questa storia. In tanti dettagli, se avete sentito come è nata questa iniziativa, e quanta gente è arrivata ad Assisi, vi darò un numero ulteriore, abbiamo detto 300 ebrei, ma in un numero di sfollati che è molto superiore, circa 4.000. Quindi perché arrivata ad Assisi? Perché questa città, come oggi, era ritenuta una città che poteva dare salvezza, poteva dare accoglienza, e così in effetti è stato. E avete sentito quante persone differenti si sono messe a disposizione, di poveri, il vescovo, il suo segretario, le clarisse, le suore. Noi sabato andremo in alcuni monasteri, per chi vorrà, una visita libera, dove appunto alcune famiglie sono state salvate grazie anche al coraggio di queste suore, che hanno visto sconvolta la loro comunità, la loro intimità, la loro normalità.
Però ecco, è stata un'azione corale che ha dato poi lo spunto al presidente Ciampi, il motivo al presidente Ciampi nel 2004 di dichiarare Assisi, riconoscere e dare ad Assisi la medaglia d'oro al valore civile. Io vedo collegati, noi dovevamo avere qui il sindaco, ma il sindaco, eccolo, lo vedo. Arrivate insieme a un ospite anche tanto gradito, perché in collegamento con noi dalla prefettura di Perugia c'è il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, presidente anche della provincia, insieme al figlio di Mario Fiordi, che è stato un internato. Io però lascio subito la parola al sindaco Stefania e al suo ospite. Grazie per esservi collegati, perché so che avete pochi minuti, perché poi inizierà la cerimonia ufficiale in prefettura. Buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno a tutti. Io sono qua con un nostro concittadino, ma non so. Era Maglio e non so se riuscite a sentire. Adesso sì. Allora, vedete solo come, ma qui vicino a me ci sono il figlio e la nipote di Maglio. Io vorrei subito salutarvi con tanto affetto in questo momento che per me è sempre commovente, oggi lo è ancora di più, perché io sono qua come vostro sindaco a premiare alla memoria il sacrificio di Maglio, che è tornato ma si è portato sempre dentro una grande ferita, quella del lager. Ma vorrei lasciare proprio la parola a loro, sia al figlio che alla nipote Simona. Grazie, buongiorno a tutti, è un piacere, è veramente oggi una giornata emozionante per me sicuramente. Posso ricordare mio padre, che è nato ad Armenzano, comune di Assisi, e è stato chiamato alle armi nel gennaio del 1942, non aveva neanche 20 anni, e poi è stato chiamato a Firenze, arruolato sulla 7ª compagnia sanità, che poi via terra è stato mandato tramite dall'Albania, è stato portato a Titovo sulla Macedonia del Nord. Lì faceva il barelliere che soccorreva i feriti appunto durante il conflitto. E certo, ha passato momenti molto molto difficili, perché si è trovato sempre in mezzo alle sparatorie, logicamente tra avversari, durante la guerra insomma, per questo. Adesso, per farla breve, logicamente, dopo l'armistizio del 1908 settembre del 43, mio padre, come tanti altri soldati italiani, venne fatto prigioniero. In che senso? Perché siccome l'esercito tedesco era molto organizzato, mentre invece noi altri, questi italiani, erano un po' in ordine sparso, sia dagli ufficiali che dai soldati, e quindi logicamente non erano organizzati per niente. Allora ebbero manforte i soldati tedeschi, che ripresero e fecero deporre le armi con la promessa che un giorno sarebbero venuti a casa. Invece era tutta una falsità, perché invece, mentre invece l'hanno fatti prigionieri, e erano considerati non avversari, ma ex alleati, perché se erano avversari, comunque con questa promessa di mandarli a casa, l'hanno preso prigionieri e l'hanno portato, come mio padre, tanti magari in Germania, mio padre invece in Serbia. E lì logicamente si camminavano in colonnati, sempre comunque a piedi si spostavano. E poi da lì che è successo? Che lui diceva sempre che logicamente la fame, la sete, soprattutto la sete, certo, uno magari era un po' sfinito logicamente, perché le forze erano quelle che erano, e se magari qualcuno cadeva lo fucinavano sul posto e li rimanevano, purtroppo, e questo è. E, insomma, questa fu un'esperienza, papà, molto molto, che da giovane non l'ha mai veramente raccontata, perché preferiva non parlarne, per non ricordare quei tempi passati, che sono orribili, e speriamo che non si ripetano più. Dopo da lì, con gli ex alleati, è stato liberato e ha fatto di nuovo via terra, è tornato a Firenze, da Firenze ancora a Perugia, all'ospedale militare, in quanto, adesso la faccio breve, in quanto lui, come tanti purtroppo, era malato di malaria,
e dopo da lì dall'ospedale militare hanno detto no, no, qui è tutto a posto, allora puoi andare a casa. Andando a casa pesava 35 kg e neanche la mamma lo riconosceva, ci ha messo parecchio per riconoscerlo, alla fine pianti, abbracci, insomma, e questa purtroppo in breve è una storia che è stata lunga 4 anni, che però ecco, è finita così magari. E scusate e buona giornata a voi tutti. Ecco, io scusateci se questo collegamento è un po' così, ma è davvero commovente essere qui. Non so se avete potuto sentire il racconto di Antonio. Io vorrei solo farvi dire due parole da Simona, che è la nipote di Maglio e che è qui anche lei a ricevere questo premio da parte del prefetto, cioè del governo italiano, questo riconoscimento, perché anche lei ha delle storie da raccontare. Poi propongo alla dottoressa Rosati, nell'ambito delle iniziative della memoria, è arrivato anche il nostro prefetto, quindi c'è anche il prefetto qua. Eccellenza, siamo in collegamento con 300 ragazzi delle nostre scuole di Assisi. Ecco, e vi dicevo, Simona ha delle storie da raccontare, perché lei ricorda le storie del nonno, le aveva anche scritte in un suo quaderno. Perciò vi propongo, quando si potrà, di poter entrare nelle scuole e raccontare questa storia per accendere una luce nelle pagine più nere della nostra storia, che sono state però rischiarate dalla luce di chi è tornato e ricorda e dei giusti che hanno salvato tante vite. Buongiorno a tutti, questa giornata. Buongiorno a tutti, buongiorno ai ragazzi. Questa giornata così. Ci spostiamo un attimo. È importante per quanto riguarda la memoria, quello che con grande emozione mi piace condividere con voi è l'insegnamento che mi ha dato mio nonno, ovvero l'insegnamento del rispetto verso se stessi e verso gli altri, il non dare mai niente per scontato, la gratitudine e l'essere sempre insieme, e che il confronto sia sempre un confronto produttivo e di grande vantaggio per tutti e di grande crescita. Io penso questo, che la cosa più importante è quello che poi ci hanno raccontato e come ce l'hanno voluto raccontare i nostri nonni, no? E il grande messaggio che ci hanno lasciato. Spero che abbiate potuto sentire, non so se la precarietà del collegamento fatto dal mio telefonino sia stata efficace, però l'emozione è tanta. Questo premio che consegneremo, lo consegno anche a nome della dottoressa Rosati, curatrice del Museo della Memoria, a nome del Vescovo, erede di quel coraggioso Vescovo che fece tanto per la salvezza degli altri, a nome di tutti coloro che si impegnano per la memoria, a nome di voi ragazzi e ragazze che oggi siete stati qui con noi. Grazie davvero per questo collegamento. Sì, grazie tanto al signor Fiordi, alla nipote, alla figlia Simona, e anche al prefetto che ci ha fatto questo saluto, e buona cerimonia. E noi continuiamo qui con le nostre testimonianze che insomma quest'anno si arricchiscono. Buona cerimonia a voi. Grazie. Allora, ecco, rientriamo nella nostra sala riunione, nel nostro studio, perché entriamo un po', ragazzi, avete sentito questa storia di Mario Fiordi, e quindi ce ne sono veramente tante. Ecco perché io dico sempre ai ragazzi, a mio figlio, ai suoi compagni, dico raccontate, parlate, chiedete, soprattutto chiedere e andare a scavare, perché poi le cose riaffiorano, perché c'è stato un momento, e la testimonianza del signor Fiordi ce lo dimostra, in cui i salvati e anche i salvatori non avevano voglia di parlare di certe cose. Era stata talmente drammatica, tragica quel momento, quella vicenda, che avevano rimosso tutto. Poi effettivamente forse è subentrato il sentimento di un dovere civico verso di noi e adesso verso di voi, perché siete i testimoni oculari, stanno scomparendo, ce ne sono più pochissime, quindi solo attraverso degli strumenti, delle testimonianze, dei racconti possiamo veramente tenere viva questa storia. E quest'anno noi siamo stati in qualche modo fortunati, siamo stati così all'improvviso una settimana fa
ad Assisi, un assisane. Adesso entriamo qui nel tavolo con me, se vediamo le persone che sono qui con me, oltre a quelle che vi avevo presentato, la famiglia Lolli, Carla Lolli, che vedete a destra, a mia sinistra, la signora Lolli, e vicino a lei la sorella Maria Novella. Dall'altra parte del tavolo c'è la nipote di Carla Lolli, Viola Frascarelli, il figlio della signora Maria Novella Fulvio e i nipoti, i figli di Fulvio, che sono Carolina e Francesco. Perché tutti questi ragazzi che hanno scoperto questa storia anche loro una settimana fa? Perché effettivamente scoprire che un bisnonno si era messo al rischio della propria vita per salvare uno sconosciuto, un emerito sconosciuto venuto da Zagabria, Giovanni Brunner, evidentemente l'ha appassionata. Viola ha realizzato anche un piccolo video su questa lettera che Carla, ecco, io vorrei che inquadraste un attimo Carla, che è con lei, Carla Lolli di Assisi, ha trovato questa lettera. Carla, quando e dove l'hai trovata? Raccontalo ai nostri ragazzi. L'ho trovata circa 10 giorni fa, mettendo in ordine delle scatole trovate in una, messe in un armadio. In una di queste c'erano insieme a delle bollette della luce da buttare via, c'era una busta gialla con dentro questa lettera di 3 pagine, dattilo scritta, indirizzata a mio padre Ubaldo Lolli da parte di un ebreo, dottor Giovanni Brunner, che aveva era stato internato qui ad Assisi fino al 1944. È stato un ritrovamento del tutto casuale. Io conoscevo in parte questa storia, ma poiché all'epoca non ero ancora nata, tanti particolari non li sapevo. Perché scusa se interrompo, anche il papà non è che ne ha parlato, no, molto. Infatti, mio padre era una persona molto riservata e forse anche magari forse timorosa anche di raccontare in giro questa cosa negli anni 50, quando ancora il fascismo era non molto lontano. E ecco, invece tu non eri nata, ma la signora Maria Novella era nata, era piccolina, e riparlando, rivedendo questa lettera, ricordando un attimo questa figura che comunque aveva, di cui avete sentito parlare, magari non sapendo che fosse un ebreo che avrebbe messo a rischio la vostra famiglia, però qualche ricordo è riemerso, vero signora Maria Novella? Sì, io ricordo questa figura non molto distinta, a me sembrava molto alto anche, perché ero piccola, ma in realtà doveva essere un bell'uomo che portava spesso il cappello e veniva a volte a casa nostra a cena. Lui prima del 43, cioè prima del 43, alloggiava credo all'hotel Giotto insieme agli ufficiali nazisti tedeschi che stavano lì, ma c'era una convivenza pacifica, diciamo tranquilla, serena. Dopo l'8 settembre la situazione cominciò a cambiare e lui probabilmente si rivolse a mio padre, perché già lo sono. Ricordiamo che il signor Ubaldo aveva una macelleria, faceva il macellaio, un personaggio molto conosciuto ad Assisi, e aveva un negozio in via Portica, la strada principale che da Piazza del Comune va in via San Francesco e porta alla Basilica, quindi ecco, punto di snodo, diciamo. Quindi io seppi che mio padre di notte con una macchina, non so come avesse trovata questa macchina, una valigia, allora lo accompagnò insieme a un'altra persona che doveva guidare la macchina, che mio padre
nulla mi dava. Sulle montagne di Assisi, nella zona San Presto. Ma esattamente non so dove, in zona San Presto. E lì stette diversi mesi. Quindi, quando poi nel 1945 ci fu la liberazione, ci mandò una lettera a mio padre dove appunto lo ringraziava di questo aiuto che l'aveva praticamente salvato da fine sicura. E quindi di questa cosa ecco, guardate, parlava. Mentre la signora Maria Novella parla, questa è la macelleria di Ubaldo e lui è, ecco, si vede dietro al bancone. Sì. Con le carni, vedete, appese, questa tipica macelleria del tempo. E quindi ecco, questa effettivamente poi questa lettera noi la abbiamo, la carta l'ha ritrovata. E adesso la lettera la leggeremo, perché la lettera è ricca anche di particolari, non è veramente un semplice bigliettino di ringraziamento. Giovanni Brunner scrive proprio dove è stato in montagna, quello che ci ha detto Maria Novella, che è stato poi portato qui ad Assisi grazie alla famiglia Lolli, e anche per motivi di probabilmente climatici, di difficoltà con le temperature più rigide in montagna. E per leggere però la lettera io vorrei vicino a me Viola. Ecco, Viola che è una studentessa come voi, alcuni forse del convitto che sono collegati la conoscono, però prima di leggerla, forse ecco un po' il sentimento anche dei cugini, chiedo a Viola hai provato un po' a sapere che il tuo bisnonno ha fatto questa cosa, perché poi hai realizzato un video, ti sei messa a studiare, perché? Allora, una cosa che mi ha colpito, soprattutto leggendo questa lettera, è che il mio bisnonno ha aiutato questa persona in un modo spontaneo, disinteressato, e insieme a lui anche suo padre, ecco, Angelo Lolli, hanno fatto questo ovviamente non per mettersi in mostra, ma perché sentivano che era giusta questa cosa. E mi ha emozionato, sì. Bene, questa è veramente una bella, praticamente ha racchiuso in queste poche parole quello che è il riconoscimento anche di Giusto tra le Nazioni. Voi sapete, ragazzi, che Assisi ha avuto da Loyal Masher, dalla grande giardino, la grande istituzione che è a Gerusalemme, il riconoscimento di 7 giusti, che sono coloro che mettendo a rischio la propria vita, salvano almeno un ebreo senza chiedere nulla in cambio, quindi in maniera, come dice Viola, disinteressata. E allora io farei leggere a Viola proprio questa lettera che ci racconta come è stato salvato Giovanni Brunner. Dottor Giovanni Brunner di Zagabria, al signor Ubaldo Lolli, Assisi. Io sottofirmato dichiaro come segue. Suddito jugoslavo e di razza ebraica, fuggì nell'agosto 1941 da Zagabria in Italia, dove subì numerose vicende in carcere, campi di concentramento e con internato a Bolsena, Bastia e Perugia. Nel settembre del 1943, dopo l'occupazione dell'Italia da parte dell'esercito tedesco, mi recai da Perugia, dove stavo sotto il controllo della questura, ad Assisi, per sottrarmi alle persecuzioni che minacciavano gli appartenenti della razza ebraica. Qui fui aiutato in modo particolare dal signor Ubaldo Lolli, figlio del signor Angelo Lolli di Bastia, tutti e due noti a me come veri italiani e mai iscritti al partito fascista. Il signor Angelo Lolli, unitamente al figlio Ubaldo, conobbi in occasione del mio arrivo a Bastia, ed ambedue, senza conoscermi da prima, mi offrirono sin da allora spontaneamente e disinteressatamente il loro appoggio. Ad Assisi, il signor Ubaldo Lolli mi sottrasse al riconoscimento della mia posizione da parte della pubblica sicurezza e delle autorità fasciste. Nel dicembre 1943, dopo il bando emanato dal regime repubblicano fascista
contro gli ebrei, in base al quale gli appartenenti di questa razza dovevano essere imprigionati in campi di concentramento, ciò che avrebbe significato per me deportazione in Germania e morte sicura, mi ricoverai sempre con l'aiuto del signor Ubaldo Lolli da Assisi in montagna, dove stetti nascosto per 4 mesi e dove continuamente veniva a trovarmi Lolli, confortando, consigliando e assistendomi. Riuscimmo ad ottenere dei documenti falsi nel riguardo della mia identità e, dato che la mia salute non mi permetteva di prolungare il tutt'altro che piacevole soggiorno in montagna, seguendo il consiglio del signor Lolli ed assistito continuamente da lui, ritornai in Assisi. Visto la mia situazione pericolosa, consegnai i miei documenti originali al signor Lolli e li nascosi in casa sua, pur conoscendo il grave rischio che lo minacciava in caso che fossimo scoperti. Avendo questa dichiarazione carattere di un riassunto, non sono in grado di entrare in tutti i minimi particolari, ma comunque desidero di sottolineare in forma solenne che il signor Ubaldo Lolli, assieme alla sua gentile signora, mi furono in questo periodo più difficile della mia vita veri e sinceri amici, ai quali debbo per sempre la mia più profonda gratitudine. Assisi, 23 giugno 1944. Ecco, vediamo anche un'altra foto di Ubaldo Lolli. E quindi proprio avete sentito come ha dettagliato questa sua presenza e questa sua situazione. Io chiedo, ecco, per chiudere un attimo questa pagina su Ubaldo Lolli, che io cercherò, se la famiglia è d'accordo, di portare anche avanti per capire intanto di ritrovare qualche discendente di Giovanni Brunner e poi se ci sono proprio le condizioni. E io spero proprio di sì, per arrivare anche a un riconoscimento dello Yad Vashem. Carla, Maria Novella, che messaggio volete dare ai ragazzi che ci seguono, a tutti coloro che ci seguono, anche sulla base della storia e dell'esperienza dei vostri genitori? Ricorda anche la moglie che non abbiamo citato, si chiamava? Edmela. Non so chi delle due vuole rispondere. Il messaggio per i giovani di oggi? Sì. Beh, devono conoscere queste cose e naturalmente farle proprie, perché non ci si arriva a certi traguardi di progresso, un progresso interiore prima di tutto, ma anche di progresso reale. Non ci si arriva attraverso l'esperienza degli altri soltanto, ma facendo proprie esperienze altrui, quindi tenendole dentro di sé, nel proprio cuore, perché da esse possono veramente venire fuori uomini migliori. Grazie Maria Novella, è un bellissimo messaggio quello che lei ha lanciato anche sull'esperienza della sua famiglia, che facciamo nostro, anche perché oggi siamo tutti un po' bombardati da stereotipi, da falsi miti, direi. E invece abbiamo tante belle storie di giusti, più o meno riconosciuti, ma di persone che devono veramente fare un po' da farci da faro, da punto di riferimento, quindi anche per i ragazzi. Tante volte si va indietro a questi idoli, a questi personaggi, e invece ci avete nelle vostre famiglie, nelle vostre comunità, nella nostra comunità, degli esempi da seguire. E la storia di Assisi, come avete sentito, si è fatta di tante persone diverse, e però nel racconto che ci aveva fatto prima Carlo non abbiamo citato anche appositamente, proprio per dedicargli un momento specifico, il colonnello tedesco. Ad Assisi, guardate un po', una cosa straordinaria, c'è stato un colonnello tedesco buono, un colonnello tedesco
Santo, santo, forse una parola grande, però per gli assisani lo è. Se voi andate in giro a chiedere chi sono i protettori di Assisi, vi dicono Dio, San Francesco e Valentin Müller. Valentin Müller, negli anni dell'occupazione tedesca, era il comandante appunto delle truppe tedesche in Assisi. Però io voglio farvi sentire sempre dalla nostra voce, Carlo Benechini, chi era Valentin Müller, perché ha aderito, lo facciamo un po' compartecipe dell'organizzazione che salvava gli ebrei, il tedesco che salva gli ebrei, è paradossale, ma ad Assisi è accaduto, e poi sentiremo anche una testimonianza di quello che ha fatto Müller per alcuni assisani. Prego, Carlo. Il colonnello Valentin Müller, l'ufficiale medico tedesco la cui presenza ad Assisi contribuì in modo decisivo ad assicurare la salvezza della città, giunse in Italia dalla Francia nel 1943. Mentre prestava servizio nei corpi medici dell'esercito nell'Italia meridionale, Müller venne a conoscenza del progetto di impiantare un ospedale militare tedesco in Assisi. Il 52enne ufficiale bavarese espresse immediatamente il suo interesse per l'iniziativa e arrivò ad Assisi nel mese di dicembre. Nel febbraio del 1944 fu incaricato di assumere la direzione dei due ospedali germanici della città, in grado di contenere quasi 2.000 feriti. Nel marzo del 1944 fu nominato comandante delle forze armate tedesche della piazza di Assisi. Il colonnello Müller, che comprendeva e parlava l'italiano piuttosto bene, stabilì rapporti amichevoli sia con il podestà Arnaldo Fortini, sia col vescovo Giuseppe Placido Nicolini. Cattolico praticante, partecipava ogni mattina alla messa nella Basilica di San Francesco. Come medico non si occupava solo di militari feriti, ma anche dei civili che ne avevano necessità. Nei suoi frequenti incontri con il padre custode della Basilica di San Francesco e con il vescovo, Müller si convinse che per salvare la città dai bombardamenti occorreva crescere il numero degli ospedali militari germanici, così che Assisi potesse essere dichiarata città ospedaliera. Grazie alla collaborazione fra Müller e Monsignor Nicolini, che concesse al comando germanico l'uso del seminario regionale, si giunse così all'apertura di un terzo ospedale militare. Secondo la Convenzione di Ginevra, in una città ospedaliera non dovevano essere presenti truppe operanti. Müller fece sgomberare i reparti militari tedeschi che ancora si trovavano in città. Quando le prime truppe germaniche in ritirata cominciavano ad avvicinarsi ad Assisi, dispose delle guardie a tutte le porte pubbliche, giorno e notte, allo scopo di impedire l'eventuale ingresso di soldati. La sua perseveranza fu alla fine ripagata. Il 31 maggio del 1944 Assisi fu riconosciuta città ospedaliera. Il colonnello Müller non fu mai direttamente informato dell'esistenza di un'organizzazione clandestina impegnata in favore degli ebrei e dei perseguitati, ma dovette certamente intuire cosa stava succedendo. I suoi ripetuti interventi contro le prepotenze e le crudeltà della Gestapo e delle SS appaiono indubbiamente anomali, considerando il ruolo e il periodo storico in cui si trovò a operare. Prima di abbandonare Assisi il 16 giugno 1944, Müller consegnò nelle mani del vescovo e di alcuni rappresentanti del comune un rilevante quantitativo di medicinali e materiale sanitario affinché fosse utilizzato dalla popolazione civile. Molto amato dai cittadini assisani, il colonnello Müller fece ritorno ad Assisi per una breve visita nel 1950 e fu accolto come un eroe. In tale occasione l'amministrazione comunale volle conferirgli la cittadinanza onoraria. Ecco, grazie Carlo. È cittadino onorario di Assisi, a lui è dedicata una via che tutti conoscerete, la via che va all'ospedale di Assisi. Fateci caso, c'è la targa, c'è scritto Valentin Müller e poi c'è anche un piccolo monumento, una lapide affissa sul muro davanti al Serafico, all'Istituto Serafico. Quindi pensate, una città che rende appunto omaggio al tedesco, evidentemente questo è stato un tedesco
diverso, un tedesco giusto, che anche lui ha saputo fare senza tradire comunque la sua, rinnegare la sua divisa, il suo ruolo, per ovvi motivi, però ha saputo chiudere un occhio e forse anche due. A questo proposito vorrei farvi approfondire la figura di Müller con la testimonianza che abbiamo di Francesca Cerri, responsabile dei beni culturali della diocesi assisana, la famiglia di Assisi, che ha alcuni ricordi proprio personali, diretti, di cosa fece Müller anche per la sua famiglia. Sì, buongiorno a tutti, ai ragazzi in modo particolare. La storia che vi racconto è una storia che ho ricostruito soltanto in realtà recentemente, e proprio in questi ultimi anni in realtà abbiamo visto che di storie come quelle di mia madre ad Assisi ce ne sono più di una. Mia madre, Vittoria Costantini, vedeva spesso Müller perché abitava proprio nei pressi del monastero delle suore tedesche, le Cappuccine, dove Müller andava anche a messa nella loro cappella privata. E Müller, mamma non me l'ha mai ricordato come il medico tedesco. Lei negli anni mi parlava di un dottore straniero che l'aveva curata in tempo di guerra, ma io non conoscevo ancora la storia di Assisi, questa straordinaria storia di Assisi, da cui non ho mai collegato questo fatto con il colonnello Müller. Soltanto quando poi Marina mi ha coinvolto in questa storia del Museo della Memoria ho ricollegato le cose, e allora ho fatto delle domande specifiche a mia madre. E mi sono, a quel punto abbiamo rimesso insieme tutti i pezzi, perché poi gli ho detto: allora descrivimi quest'uomo. E mi diceva: lo vedevo scendere dalla scalinata, un uomo elegante, molto disponibile, sempre proprio accogliente, e mi diceva con questi occhialini rotondi. Quando mi ha detto occhialini rotondi, allora a quel punto ho pensato potesse essere Müller, e quindi vi ho fatto vedere una foto. Come diceva, questo è il medico straniero. E allora, qual è la storia di mia madre? In quel tempo era una ragazza, una giovanissima, e era da tempo che era malata. Aveva un problema a una gamba, tanto che non riusciva più a muoversi. Quindi, saputo che Müller comunque curava anche, aveva curato anche degli assisani, anche molto disponibili, un giorno ho preso il coraggio e lo fermò. Mentre stava scendendo lo fermò, e con un grande stupore di mia madre non soltanto l'ascoltò, ma la visitò. La visitò, lei mi dice, mi diede delle medicine, non ricorda che cosa fossero, ma la cosa più importante è che le disse: tutto questo problema nasce da una grossa ciste, un cisto chiari, ma non fartela mai toccare, non la togliere, perché è attaccata al muscolo, e quindi un'operazione riuscita male potrebbe portare più danno. Mia madre andò a mancare nel 2018 alla bella età di 96 anni. La sua cisti si era nel frattempo ingrandita e diciamo, periodicamente si infiammava, ma non ha mai voluto farsela togliere, perché ha detto, a quel punto, sapendo che era un valente Müller mi diceva e mi ha detto di non toglierla mai. E diciamo, aveva questo rispetto, ed era rimasta così colpita da questa sua grande accoglienza. Noi sappiamo, e voglio concludere con due citazioni, una proprio di Müller e l'altra di del podestà Fortini a questo riguardo. Müller amava tantissimo Assisi, ce lo hanno ricordato quando sono venuti i pronipoti, nelle sue lettere parlava delle bellezze di Assisi, era affascinato dalla Basilica di San Francesco, tanto che è appunto sulla sua tomba c'è il rilievo della Basilica di San Francesco e del Sacro Convento. Lui si ammalò gravemente nella primavera del 1951, morì poco dopo, nel luglio del 51, e proprio sul letto di morte lo andò a trovare il suo confessore, ma grande amico, padre Antonio Cairoli. E a lui disse queste parole, da me hanno emozionato tantissimo: la mia Assisi torna da me. Poco dopo morirà.
E questo amore era reciproco, l'abbiamo sentito quando è tornato nel 1950, le strade erano piene di assisani che lo hanno accolto come un vero e proprio eroe. E allora mi sembra anche bello concludere proprio con un'altra citazione da una lettera che Amaldo Fortini scrisse proprio alla famiglia in occasione della morte di Valentino Müller. E alla fine della lettera Fortini dice: «I cittadini di Assisi lo ricorderanno a lungo e il suo nome rimarrà inciso nella storia di Assisi». E visto quello che ci stiamo raccontando, credo che veramente sia proprio così. Sì, è proprio calzante. Grazie Francesca per la testimonianza personale e per queste anche citazioni che, vedete, arricchiscono questa storia, questo puzzle. Voi a scuola potreste costruire forse un puzzle sulla memoria di Assisi. E allora... Ve ne aggiungo ulteriori spunti, ulteriori tessere, tasselli, perché qui vicino a me c'è Daniela Fanelli, l'avevo presentato all'inizio, che è assisana, anche lei, che è molto appassionata della storia, ma anche il ruolo di direttrice dell'Opera Casa Papa Giovanni, che è la fondazione che ha sostenuto l'idea, il progetto del museo, quindi dell'Opera Casa Papa Giovanni, e che insomma sta seguendo tutta la crescita del museo, ma anche lei ha qualche cosa da raccontarci. Prego Daniela. Il saluto ecco a tutti i giovani che sono collegati con noi, ai loro insegnanti e a tutti gli altri che ci stanno seguendo. Dicevamo, come mai l'Opera Casa Papa Giovanni? Proprio perché l'Opera Casa Papa Giovanni è stata fondata da Donaldo Brunacci, il giusto tra le nazioni. E Donaldo Brunacci, alla sua morte, ha lasciato tutta la documentazione che aveva in merito all'argomento che stiamo trattando proprio all'Opera Casa Papa Giovanni. E nel 2011 l'allora direttore amministrativo, mio predecessore, il vescovo Merito Goretti, su idea di Marina Rosati, ha creduto opportuno custodire, valorizzare, fare in modo che tutto questo materiale che Donaldo sull'argomento aveva lasciato in un museo. E così nel 2011 nasce il primo nucleo del Museo della Memoria, che poi, come anche oggi abbiamo dimostrato, negli anni va crescendo e va ad aumentare, proprio perché ci stiamo rendendo conto che c'è stata una grande partecipazione della cittadinanza, che forse tutto quello che è accaduto, i giusti pervengano che hanno fatto tanto e tantissimo, ma se non ci fosse stata la complicità di tutta la cittadinanza di Assisi, forse certi risultati non si sarebbero raggiunti. Io ecco, in questi anni, sono trovata infatti in questi anni ad approfondire, ad immergermi un po' in questo problema della memoria, e come diceva Francesca, fino ad allora forse non ci avevo mai pensato a certe cose che avevo saputo, perché io ero cresciuta qui nel quartiere del Vescovado, i miei parenti vivevano da queste parti, e entrando nelle motivazioni del Museo della Memoria ho avuto modo di raccogliere la testimonianza di un cugino di mia madre, Costante Renzi, che all'epoca era un ragazzino che aveva 10-11 anni, però questo bambino veniva utilizzato da questa rete che aiutava gli ebrei e tutti coloro che ne avevano bisogno, proprio perché essendo un bambino poteva essere insospettabile. Allora Costante, che noi familiarmente chiamavamo Mimmi perché era un piccolino, veniva utilizzato, per esempio, la zia, sempre Giovanna Renzi, lo mandava a San Quirico, dalle suore di San Quirico, e diceva a questo ragazzino: tu vai sul vicoletto, su quella porticina, fai con energia 3 bussi e poi scappa via. Questo bambino questa cosa l'aveva presa come un gioco, invece poi negli anni, in età matura, ha capito che quello era un segnale per le suore di San Quirico, perché evidentemente dopo poco sarebbero arrivati gli ebrei da nascondere. Mimmi aveva 10-11 anni, ricorda anche che
che il marito della zia Giovanna Renzi, Milon Ciccarani, lo mandava ogni tanto con un bigliettino, un piccolo bigliettino, a San Rufino. Sulla piazza di San Rufino gli diceva di infilare questo bigliettino sulla porta della piazza di San Rufino e scappare, come sempre. Lui non capiva l'importanza di quello che stava facendo e non si rendeva conto nemmeno a chi fosse diretto quel biglietto. Però che accade? Una sera, e lo zio poi gli diceva: metti il biglietto e torna immediatamente a casa. Ma un ragazzino praticamente tante cose non le parla, non pensava al pericolo. E una di queste volte si intrattiene sulla fontana di San Rufino a giocare con l'acqua. Però passa un po' di tempo, per cui stava per arrivare l'ora del coprifuoco. Quando lui si rende conto, scappa verso, veniva, abitava al Vescovado, corre verso piazza. Però dietro di sé comincia a sentire i passi della ronda. E da quello che lui ha raccontato, probabilmente si è nascosto in un'insenatura di vicolo dei Macelli Vecchi, in un'ombra, e ha detto che stava senza respirare per fare in modo che la ronda che stava passando non l'avesse scoperto. Però ha detto, dopo di allora, a quell'ora di sera, non mi sono mai più trattenuto per strada, perché la paura è stata tantissima. E non ultimo, per esempio, la testimonianza, che vi ricollego anche a quanto ha detto Marina. Lui appunto abitava qui in piazza Vescovado, per cui molto spesso giocherellava verso la fonte del Vescovado. E ogni tanto arrivava un ciclista toscano che diceva: Cittino, vuoi fare il giro con la mia bicicletta? E gli faceva fare un giro intorno alla fontana. E poi questo ciclista veniva in Vescovado. Dopo tanti anni anche questo è stato ricondotto alla presenza di Bartali in Assisi. Esattamente. Per cui sono testimonianze che, ecco, da questo mio parente io ho potuto raccogliere, e così come queste ce ne saranno tanti altri oggi, Viola ce l'ha dimostrato. Esattamente, infatti ecco, questi pezzetti, come dicevo, questo puzzle che si compone, tra l'altro Costante Renzi è morto qualche anno fa, ecco, prima ha partecipato ai nostri momenti della memoria e ha potuto raccontare viva voce questa sua esperienza. Ecco ragazzi, non so se provate a immedesimarvi anche in questi racconti di bambini, insomma, voi siete un po' più grandi, abbiamo soprattutto scuole medie, scuole superiori, però l'avreste fatto voi? Se ve l'avesse chiesto qualcuno, l'avreste fatto di correre a nascondere un bigliettino? Pensateci, rifletteteci in classe con le vostre insegnanti, che sicuramente sapranno darvi qualche spunto di approfondimento. E allora un altro, ve ne do un altro ancora, che Francesca, nella sua testimonianza, Francesca Cerri, ha citato il podestà fascista. Che significa podestà? Podestà era il sindaco. Nel momento dell'occupazione fascista c'era una persona che voi probabilmente avete sentito parlare, di Arnaldo Cortini, che è stato un benemerito per la città di Assisi, per tutto quello che ha fatto, per il suo gran cuore. Lo direi uno statista oggi, lo definirei, anche perché poi nel centenario francescano del 1926 diciamo, è stato fondamentale per la diffusione del francescanesimo nel mondo. Però in qualche modo lo è stato anche in questa storia. Prima abbiamo visto il tedesco buono, ora vediamo il fascista veramente accogliente, perché la famiglia Viterbi si recherà da lui dichiarando la propria identità, quindi ebrei sfuggiti, sfollati da Padova, e chiedendo aiuto. Allora, un podestà forse normale le avrebbe consegnati, arrestati. Portini non lo fa, anzi fa di più, nasconde a casa sua i loro preziosi, le loro cose. E adesso vi propongo questo video sulla storia e sul ruolo di Portini nella nostra organizzazione clandestina. Thank you.
Esatto, dovrebbe partire. Intanto che aspettiamo che parta, colgo l'occasione per ringraziare anche altri parenti della famiglia di Lolli che sono collegati, una persona, sono anche due persone dalla Tunisia dove vivono. Grazie per la vostra partecipazione. E poi ecco, ringrazio anche molto i dirigenti che hanno permesso questa partecipazione e molti insegnanti, alcuni dei quali, di certo sono convinto, ma credo anche in altre scuole, partecipano anche al concorso Le Pietre della Memoria. Ecco, il Convinto è uno degli ospedali militari, quindi potete veramente anche approfondire la storia della vostra scuola in quegli anni. Non so se ci siamo, no, non riesce a partire il video su Fortini, magari possiamo andare avanti e vediamo se riusciamo a farvelo vedere dopo o eventualmente a fare una piccola lettura su di lui. Invece adesso, allora, con noi dall'inizio l'assessore Veronica Cavallucci, che è il vostro assessore di riferimento, la grande assessore, perché è sempre disponibile in queste nostre iniziative. Ecco, Veronica poi passerà la parola a un sindaco, al piccolo sindaco di Assisi. Prego, Veronica. Buongiorno a tutti, a coloro che ci seguono in streaming e soprattutto alle scuole. Mi piace condividere oggi qui con voi quello che è emerso in uno degli ultimi consigli comunali dei ragazzi, forse Viola si ricorderà. Due consigli fa, parlando proprio delle iniziative, delle proposte, di quello che le nostre studentesse, i nostri studenti vorrebbero fare, vorrebbero mettere in campo anche con l'aiuto dell'amministrazione, è emersa proprio la richiesta da parte degli studenti di conoscere queste pagine buie della nostra storia, ma attraverso i racconti, attraverso la testimonianza. E quindi ci hanno chiesto, vorremmo parlare con chi magari quei momenti li ha vissuti, anche se, come diceva prima Marina, oramai i testimoni diretti sono veramente pochi, ma vediamo che abbiamo comunque la possibilità, no, di sentire dal vivo dei racconti importanti. Ecco, credo che questa mattina sia stato un momento prezioso per i nostri ragazzi, perché sicuramente loro la storia la studiano, la conoscono dai libri, ma sentirla raccontare queste vicende, credo che per loro abbia veramente un significato, un valore importantissimo. E il fatto che siano stati proprio loro a stimolarci su questo tipo di iniziativa denota anche la sensibilità e l'attenzione che hanno verso quella pagina. È bello anche, e credo che sia anche un motivo di orgoglio che noi dobbiamo far venire fuori, il fatto che sia stata proprio la nostra città, la nostra Assisi, a caratterizzarsi non solo per la presenza di così tanti giusti, ma come abbiamo visto è stata proprio un'azione, dicevamo prima, corale. E questo lo dobbiamo ricordare, dobbiamo prendere spunto, perché sempre richiamando e riportandomi all'ultimo consiglio comunale dei ragazzi è venuta fuori la necessità di di lavorare molto sulla socialità, di lavorare su quelli che sono i rapporti interpersonali anche tra i ragazzi, e quindi magari il clima all'interno delle classi non è sempre al massimo. Ecco, credo che oggi, oltre ad essere una giornata commemorativa, di ricordo, di testimonianza, debba essere anche una giornata in cui tutti noi, dai cittadini del futuro, dai nostri studenti, a noi qua seduti al tavolo, a coloro che ci seguono da casa, ci impegniamo veramente concretamente, fattivamente, ad allontanare, a rigettare tutti quegli atteggiamenti di fanatismo, di odio, che in momenti di crisi particolari, anche come quelli che stiamo attraversando, possono, diciamo, riaffiorare. Quindi un impegno veramente concreto, quotidiano, anche partendo dai gesti più semplici e più spontanei, perché ci ha detto prima in maniera veramente molto chiara Viola, no? Il fare del bene senza chiedere nulla in cambio. Ecco, dobbiamo prendere esempio dai nostri concittadini, da chi lo ha fatto mettendo tra l'altro a rischio e a repentaglio la propria vita, per ricordarci che vale sempre la pena schierarsi dalla parte
del bene dalla parte dell'amore, dalla parte della vita, dalla parte dei più deboli. Ecco, credo che questa sia veramente stata una giornata e un momento importantissimo per i nostri ragazzi, perché tra l'altro, insomma, le emozioni in momenti come questi sono sempre tante, no? Sentire, raccontare queste storie non troppo lontane veramente ci arricchisce e ci lascia tanto. E come diceva prima Marina, io ora lascio la parola al mini sindaco Arianna, che è collegata credo dalla terza B del convitto, perché anche lei voleva insomma portarci il suo saluto e fare un piccolo intervento. Arianna, ecco, mini sindaco di Assisi. Arianna Tordoni, ecco, si è insediata, diciamo, da non molto, con la sua giunta, c'è il suo consiglio, insomma, adesso è in classe e ci saluta. Prego, Arianna. Sì, buongiorno a tutti. Intanto, sono Arianna, ragazzi, devo ringraziarvi per questa opportunità e poi voglio spero di fare durante questi giorni mi è capitato molto bene di vedere tutte le immagini di iniziative dedicate alla giornata della memoria, e allora ho iniziato a riflettere sui stati d'animo e sulle emozioni di tanti ragazzi che si sono trovati a vivere terribile esperienza della persecuzione razziale. Subito penso alla Trump, una ragazza della nostra età si è trovata a vivere una situazione più grande di lei. La fase di isolamento che viviamo oggi a causa della pandemia non può essere sicuramente paragonata a quella di Anna, costretta a nascondersi per non essere catturata nel pieno della sua giovinezza. Questa esperienza però ci può far trovare in parte gli stati d'animo che nascono dalla difficoltà di stare rinchiusi in casa. I giorni sembrano quasi non finire mai. E allora mi chiedo, come avrà fatto Anna a stare rinchiusi in una piccola distanza senza fare niente di dolore, con il rischio di essere catturata? Come avranno fatto tanti ragazzi ebrei a superare quel momento di enorme difficoltà che stavano vivendo? Sarebbe bello sentire la loro voce e poterglielo chiedere, ma visto che ciò non è possibile, ci dobbiamo attenere al ricordo. Il ricordo che deve fare rumore ogni giorno, non solo il 27 gennaio, affinché la dignità di ogni persona sia sempre tutelata, indipendentemente dalla propria identità etnica e culturale. Mi piacerebbe concludere con le stesse parole che ha riportato Anna. Quello che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo. Grazie. Grazie, Arianna. Grazie per questo messaggio. Qualche tratto l'abbiamo perso noi, che quindi nella nostra sala non abbiamo ben sentito, ma gli altri sentivano bene. Però ecco, il tuo messaggio finale è stato chiarissimo e anche ecco, il tuo collegamento. Grazie anche per quello, per gli insegnanti che sono con te, per averti permesso di partecipare e per questa attenzione al giorno della memoria. E adesso, se non ci sono problemi, proviamo ad andare con il nostro video su Arnaldo Fortini, che sentirete è veramente stato un grande personaggio per la storia di Assisi. Non ci siamo? No. Allora guardate, lasciamo il video, vi leggo solamente poche righe di una testimonianza importante su Fortini che riguarda che viene da Emilio Viterbi. Allora, cercherò di essere abbastanza breve nella parte in cui appunto parla di Fortini. Allora, per non farvi perdere troppo tempo, perché dovrei cercare il passaggio
dove parla esattamente di Fortini. Vi dirò alcune cose io. Allora, Fortini a un certo punto, i Viterbi a un certo punto andarono da Fortini dicendogli chi erano, perché avevano sentito parlare della sua buona fede, della sua bontà di uomo saggio, e si recarono nel suo studio in via Portica. Ecco, forse ce la facciamo. Sì? Ce la facciamo? Ok, andiamo con l'audio. Quella che state ascoltando è la testimonianza appunto di Emilio Viterbi. Allora, noi il video lo conosciamo e sappiamo cosa state ascoltando voi, spero che possiate ecco, avere una corretta trasmissione. Aspetta. Allora, il video è terminato? Sta terminando. Ok, allora ecco, questa è la storia appunto di Fortini, di questa parte di Viterbi accolti dai Fortini, aiutati dai Fortini. Loro, come vi dicevo, vivevano in una casa privata, come vi ha detto anche il vescovo, leggendomi quel brano degli abitanti del Castelletto. Ecco, a questo punto la nostra giornata si è composta di tante testimonianze, di tanti racconti, come diceva l'assessore, racconti che fanno più bella la storia quando la si sente o direttamente o indirettamente dalla viva voce dei protagonisti. Questo è quello che abbiamo cercato di fare oggi, per lasciarvi veramente seminare, lasciare sempre un seme che voi dovete coltivare con tante iniziative che so fate a scuola, con altre iniziative che anche noi come Museo della Memoria proponiamo. Come vi dicevo, il programma non finisce oggi, ma per chi vorrà ci sarà sabato la visita ai monasteri, ai due monasteri dove sono stati nascosti gli ebrei. E poi un appuntamento importante, questo le do soprattutto notizia agli insegnanti e dirigenti: il 1 marzo, in occasione della giornata europea dei giusti, che si celebra il 6, ma noi per alcuni motivi di coincidenza di calendario la faremo prima, avremo qui in Assisi Edith Bruck, la scrittrice ungherese sopravvissuta alla Shoah, una delle poche rimaste, che veramente ha lasciato un segno nella storia con i suoi racconti, con i suoi libri. Era la cosa che amava di più fare, lo dice anche quando era anche quando è stata deportata. E sarà qui ad Assisi in due momenti: un momento
prettamente dedicato alle scuole e vi faremo sapere a breve con il comune le modalità per partecipare, perché ci sarà una conversazione con Edith Brucca al Teatro Lyric il 1° marzo la mattina e poi il pomeriggio un momento più istituzionale perché Edith Brucca, come tutti i sopravvissuti della Shoah italiani, è stata insignita della cittadinanza onoraria dal comune di Assisi lo scorso 17 giugno. Lei non poté venire in quell'occasione, quindi la ritirerà quest'anno e avremo anche lì un momento di riflessione nel Palazzo Comunale nel pomeriggio. Allora ecco, grazie. Io ringrazio intanto tutti i presenti, la famiglia Lolli, il figlio di Maria Novella, i nipoti, Viola, Veronica, il nostro assessore, Daniela e tutti coloro che si sono collegati, voi che ci state seguendo. E adesso concludiamo con il video. Il video che abbiamo, con il quale abbiamo iniziato, qui si vedeva Carlo Menichini, il nostro lettore, la nostra voce, The Voice, che è sempre presente, che ha fatto questo quel breve cortometraggio perché abbiamo partecipato a un concorso, tra l'altro anche con successo, e ho avuto la fortuna di avere una collaborazione così, così eccellente. E concludiamo con quel video, perché quel video inizia in maniera un po' paurosa, macabra, perché siamo, raccontiamo la Shoah, raccontiamo la persecuzione, però adesso vi propongo il finale. Grazie a tutti. Il vescovo Nicolini ha aiutato centinaia di ebrei nascondendoli nei conventi. E il centro di smistamento segreto era proprio qui, nel Vescovado. Anche questa è spogliazione che parte sempre dall'amore e dalla misericordia di Dio. In un futuro lontano, la gente potrà vedere un volto, sentire una voce, osservare una vita e in questo modo ascoltare, imparare e ricordare per sempre. Il bene si fa e non si dice. E certe medaglie si appendono all'anima, non alla giacca. Grazie, Assisi. Venite, 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 su, venite. La vita, anche nei momenti più oscuri, può essere bella se qualcuno ti è vicino, ti tende una mano o semplicemente anche con il suo stesso silenzio è insieme a te. Se qualcuno con la sua presenza rompe il guscio della tua solitudine e della paura. Grazie a tutti e ecco, e continuate a seminiamo la memoria insieme e continuate ad seguirci anche per queste nostre altre iniziative. Grazie e buona giornata.